Allora, mercoledì 25 di gennaio, ben ritrovati, seconda parte di Rassegna Stampa, leggiamo le pagine sportive, siamo al Corriere dell'Umbria e siamo in casa del Perugia, così proprio non va, sempre gli stessi problemi. Va giù duro, mister Bucchi, una squadra che sogna i playoff non può farsi rimontare così e avvisa i suoi, so come intervenire, una sola vittoria nelle ultime 9 partite, in casa solo 4 successi e troppi gol subiti. Intanto per il mercato, Drolet, Dinamo si rallenta, ci sono altri 2 club sul Livorno, anche Krasnodar e Ali. Mustacchio ha firmato, Santo Padre Junior all'Atalanta. In casa della Ternana, Fere, ci pensiamo noi, qui c'è tutto per fare bene. Presentati gli ultimi rinforzi, Pettinari dice voglio consacrarmi a suon di gol e Monachello rilancia ho fame di calcio. Piace il terzino brasiliano Curcio, il ribasso Romizzi. Andiamo in casa del Gubbio, problema per Rinaldi, Bannacci si cautela con Piccinni, trattativa conclusa, il difensore rossoblu appena il Matera firma con il sostituto già individuato. Il tutto verso l'appuntamento, lo scontro con San Benedetto del Tronto, in attesa di Stefanelli, arriva domani, c'è da risolvere la questione Narciso, Boniotti non viene. E poi Burzigotti, il nuovo arrivo, candidati nel sindacato per l'Assemblea federale FIGC e come delegati dei calciatori. Per quanto riguarda il Foligno, dopo il blasone requisita anche la sede, spera, vuole il ricorso al TAR, ma non può entrare in via dei mille. Rischio radiazione della prima squadra dopo quello della Juniores, giocano giovanissimi ed esordienti, la domanda è ma dove? Ovviamente, abbiamo parlato anche ieri, non è più utilizzabile lo stadio. E poi, Gualdo, Fontanelle Branca, Rinaldini dice dimostrate il vostro valore. Bianco-blu con tutti gli under, un turnover, eccellenza. L'appuntamento è a Luzzi alle 14:45. Caracaci scalpita, ma Vicarelli sembra orientato a non cambiare. Lisarelli con l'imbarazzo della scelta, manca solo Maurizi. E poi per gli altri sport, tiro a volo da Foligno. Fossa Olimpica, super rota a Grancio, il trofeo del press. Il giovane Jacopo Dupré de Foresta sbaraglia tutti nel double trap. Ancora per il volley, Superlega, la polemica, i sirmaniaci sono con il Sorgino. Dopo gli striscioni al Palapanini dicono, hanno chiesto rispetto, ma la presidente Azimut rilancia con l'affermazione Sirci ci ha offeso. Post al veleno di Tardioli che poi chiede scusa. Cosa è successo alle Palapanini? Lo striscione rivolto agli ospiti, appunto, per una finale mancata, un'altra ne avete comprata. Se lo scudetto perderete, cos'altro comprerete? Questo lo striscione è giustamente reputato offensivo. E questo quanto si racconta per lo sport dal Corriere dell'Umbria. Andiamo al Messaggero dell'Umbria, Grifo, arriva Mustacchio. L'esterno d'attacco 28enne in arrivo dalla Provercelli, la società ha ufficializzato l'accordo raggiunto con il giocatore. La Dinamo Kiev è interessata al talento del fantasista Drolet, per la cessione il Perugia potrebbe incassare 2 milioni e mezzo. Per Rolando Bianchi serve una sistemazione che piaccia anche al giocatore. Intanto Bucchi questa volta ha strigliato la squadra, troppi errori in una gara importante, molto gravi le disattenzioni in fase difensiva. Ieri seduta defaticante, all'orizzonte c'è la sfida contro il Bari. Infine, per l'inserto sportivo della nazione, anche qui l'amarezza di mister Bucchi, sono scontento e arrabbiato e sono pronti i provvedimenti. Una squadra che vuole i playoff non può farsi sempre rimontare. Sul mercato Santo Padre Junior all'Atalanta, Mustacchio c'è. E poi Biancorossi a Bari da domani per la preparazione e i tifosi organizzano la trasferta. Il Lega Pro Gubbio stringe per il difensore Matteo Piccinni, domani arriva Stefanelli. Il mercato del rossoblu entra nel vivo, intanto il sindaco Stirati chiarisce il rinvio con Lumezzane, decisione concordata con le società. Ternana, tutti uniti per la salvezza. Gualdo si gioca a Luzzi alle 14:45, la sfida per l'eccellenza con il Fontanelle Branca, un derby. Città di Castello, premiati i nostri sforzi, il tecnico Fiorucci soddisfatto del pareggio in Sardegna e dice tanto lavoro. E poi per il volley, anche qui la Sir con gli insulti a Sirci dicono che vergogna. Allora, vi abbiamo raccontato un po' tutto, come sempre velocemente, vi leggo però anche la prima pagina
del Corriere dello Sport per guardare anche ad altri livelli del nostro sport italiano. Siamo al calcio, Coppa Italia, gli azzurri in semifinale, Rullo-Napoli 1-0. Un'altra vittoria dopo San Siro, la Fiorentina deve arrendersi. Per in casa del Palermo, a Zamparini c'è chi dice no, Corini lascia il rifiuto di De Zerbi e Ballardini. Come cambiano le situazioni per il presidente Mangia Allenatori? Ecco Diego Lopez, quarto tecnico della stagione. A Torino alle 20.45 Juve cattiva da rivincita, ma il Milan crede al tris. Allegri cambia, Higuain a riposo, Montella ci prova e porta De Loffè. E poi Inter-Roma vale una finale primavera per la Coppa Italia e lo sci festa per la Brignone Gigante, un trionfo da mondiale. Il ministro Lotti intanto parla, dice di cambiare lo sport, diventi ricchezza, un piano per recuperare risorse. Allora, grazie per averci scelto anche in questo mercoledì 25 di gennaio. Il nostro sito www.trgmedia.it, ricordatevelo sempre, consultatelo così rimanete aggiornati in tempo reale. Grazie per averci scelto, l'informazione torna a partire dalle ore 19. Buona giornata.